Buongiorno a tutti, piccolo video sulla nuova MG ZS che è stata appena presentata, quindi è un SUV di gamma media, seconda generazione quindi. Quindi di questa marca MG storica inglese, adesso di proprietà cinese del gigante Geely. E quindi molto interessante perché quindi eredita dello stesso motore della MG 3 ibrido e quindi è un motore ibrido di 197 cavalli ed è proposta quindi in Francia a partire da 23.000 euro. È un SUV di 4,43 m, il portabagagli ho visto più o meno, a quanto pare da verificare, ma più o meno le stesse dimensioni del Dacia Duster. Quindi la cosa interessante è che questo nuovo SUV della AMG costa molto meno del Duster ibrido. Il Duster ibrido con 145 cavalli costa 26.400 euro a partire da di listino, e questo nuovo MG ZS a partire da 23.000 euro con un motore ibrido di 197 cavalli. Quindi qui possiamo dire che il Duster è disintegrato e che questa MG ha lo stesso titolo della MG3, quindi cittadina ibrida, presentata poco fa, di cui vedremo il successo. In teoria questo nuovo MG ZS dovrebbe disintegrare il Duster, perché siamo in una fascia di mercato entry level, anzi low cost, in cui il prezzo è il primo argomento, poi viene tutto il resto, ma è soprattutto, insomma, il rapporto dimensioni, prestazioni, insomma, prestazioni globali, prezzo è la cosa più importante. Tra l'altro pare che la qualità dei materiali e insomma della finizione interna sia anche superiore al Duster, e tra l'altro è garantito 7 anni. Quindi mi viene voglia di dire sull'affidabilità vedremo, ma il Duster non è mai stato, le Dacia in generale erano molto affidabili, ma il Duster non è mai stato il migliore delle Dacia come affidabilità, ha avuto alcuni dei problemi e poi comunque resta del low cost con storicamente un invecchiamento abbastanza problematico. Questo MG ZS vedremo, però per il momento la notizia fa l'effetto di una bomba, insomma. Viene da dire che forse il Duster ha voluto salire troppo di livello, almeno per la sua versione ibrida, perché poi ci sono le versioni di base che sono a partire da non ricordo 20.000 euro, credo. Ma certo, per chi vuole un SUV ibrido low cost, questo MG ZS disintegra il Duster a più di 3.000 euro di meno, con un equipaggiamento di serie più o meno simile. Quindi vedremo che succederà. Comunque la notizia è una bomba e tra l'altro mi viene di dire l'unico vantaggio che resta al Duster è la disponibilità di versione 4x4, che però non so se è disponibile sulla versione ibrida, mi pare di no, solo sul termico normale 130 cavalli e senza cambio automatico, se ricordo bene. Quindi per quanto riguarda quindi un SUV ibrido low cost di sui 4,40 m, equipaggiamento, abitabilità più o meno equivalenti, affidabilità da vedere, ma mi viene da dire probabilmente equivalenti, qui il Duster è lasciato molto molto indietro. L'unico vantaggio che gli resta è che comunque è avvantaggiato dalla rete di distribuzione Renault Dacia, e quindi la tranquillità di avere i concessionari vicini per le riparazioni, per i ricambi, eccetera. Quindi la MG ovviamente da questo punto di vista resta indietro, ma ancora una volta, dato che parliamo di low cost, la differenza di prezzo è veramente sorprendente, e viene di dire anche che in questo campo MG continua un po' a fare un po' la corsa in testa dei costruttori cinesi in Europa, perché ce ne sono tanti che adesso abbiamo questa invasione dei costruttori cinesi, però molti sul prezzo, in realtà la differenza su molti modelli e molte marche è poca in realtà con un modello europeo, e quando si considera appunto la differenza di rete di distribuzione, tranquillità, insomma, disponibilità dei ricambi e qualità comunque ancora un pochino superiore, c'è da discutere, insomma. Però MG effettivamente sta veramente andando molto forte, quindi
Dopo quella MG3, anche questo nuovo MGZZS, vedremo un po' che succederà, ma insomma è molto interessante. Grazie a tutti e a presto.